Allora, l'erogazione liberale può avvenire anche in contanti tramite assegno bonifico senza una specifica destinazione? Bella domanda, perché effettivamente questa me l'hanno fatta in tanti, anche i miei clienti che hanno la contabilità controllata con me e anche e soprattutto chi viene dalle consulenze e anche chi effettivamente ha partecipato alle dirette me l'hanno chiesto più volte, perché è un concetto che non è magari ben chiaro, perché è un po' che va contestualizzato al meglio. Allora, prima di tutto partiamo dal che cosa sono le erogazioni liberali. Le erogazioni liberali essenzialmente sono quell'importo a forma di compenso che noi possiamo dare ai nostri dipendenti, ok? E sul quale il dipendente e la società non pagano imposte e contributi. Dall'anno 2024 la Meloni ha alzato questo importo delle erogazioni liberali pari a 1.000 o 2.000 euro se è un figlio carico, ossia io dal 2024 posso dare ai miei dipendenti, posso proprio regalare dei beni o dei servizi a loro per 1.000 o 2.000 euro senza che loro paghino imposto, senza che io società possa pagare qualcosa. Bene, perfetto. Questa cosa si può applicare anche sugli amministratori dell'SRL, e sapendo questa cosa, a questo punto un imprenditore mi dice: ok, io come faccio a prendere questi 1.000-2.000 euro? Li devo mettere sulla busta paga? Li posso prendere in contanti con bonifico anche senza specifica destinazione? Ok, quindi per chiarire tutto questo ti dico che l'erogazione liberale tu la puoi prendere come amministratore della tua SRL nel momento in cui la SRL in qualche modo ti paga un qualcosa tuo, ok? Cioè un bene, un servizio a te dedicato, ok? Che può essere qualsiasi cosa, viaggio, bene, cellulare, computer, eccetera, ok? Che può essere però anche, esempio, l'affitto della casa, ok? O anche gli interessi sul mutuo, oppure magari anche le utenze di casa. Quindi non può esserci una destinazione generica, cioè quando tu sulla tua busta paga da amministratore dell'SRL vuoi darti delle erogazioni liberali, questa cosa deve essere sempre giustificata di fatto da una fattura, da un pagamento, da una qualsiasi cosa che mostra che tu hai pagato quella cosa tua personale. Anche se fossero tipo le bollette di casa, ok? Ecco che tu è ovvio che metterai l'erogazione liberale pari alle bollette della tua casa all'interno della tua busta paga, sotto forma di erogazione liberale, e che ti farai un bonifico o assegno o dipendere in contanti, chiaro? Però questa cosa non può essere generica, deve essere sempre una, praticamente una erogazione liberale specifica, perché tu come amministratore praticamente ti prendi quei beni, ti prendi quei soldi come erogazione liberale, perché la società ti ha rimborsato una spesa tua personale. Ok? Perfetto. Quindi l'erogazione liberale deve essere sempre specifica, deve essere ovviamente documentata, quindi devi tenere la pezza giustificativa, e ovviamente puoi comunque sia pagare questa cosa in contanti con assegno bancario bonifico, però in tutti i casi deve transitare sulla busta paga, perché poi così possiamo dimostrare in caso di controllo che noi abbiamo preso questi soldi non così a cavolo, ok, senza motivo, ma li abbiamo presi in funzione dell'erogazione liberale, e che l'erogazione liberale è giustificata da questi pagamenti che io ho fatto e che derivano dalle mie spese personali. Ok? Perfetto. Ehi, cosa fai? Sei ancora qui? Vai subito sul mio blog efficaciafiscale.com, dove troverai soluzioni fiscali specifiche per il mondo dell'SRL e strumenti contabili per guidare la tua SRL verso il successo. Ci vediamo dall'altra parte. Ciao, a presto!